La Juniores del San Sisto saluta la fase nazionale che porta allo scudetto uscendo sconfitta per 2-0 da Grassina. Dopo il 3-0 dell'andata i ragazzi di Sirci escono sconfitti anche nel ritorno degli ottavi al cospetto di una formazione dal tasso tecnico superiore. Sirci recupera Palma e Menegaldo dopo le squalifiche e schiera un 4-1-3-2 con Cerini in porta, Buanica, Menegaldo, Bende e Bartoccini in difesa, Santi da schermo alle spalle di Gigliarelli, Trinchese e Ceccomori con Palma e Ardone a comporre il tandem d'attacco e proprio Ardone dopo 10 minuti costringe Salucci alla deviazione in angolo. Un giro di lancette ci prova anche Bartoccini, poi il Grassina schierato da Sarappa con un 3-5-2 con Salucci fra i pali, Conti, Cicalini e Berragnoli in difesa, Codin, Gennaioli, Maccarini, Maddaluni e Amoddio in mediana con Somigli e Tozzi in avanti, esce fuori alla distanza e al 28esimo va vicino al vantaggio quando Benda rischia così con Somigli che non ne approfitta. Il puntero toscano ci riprova al 40esimo, poi il San Sisto l'occasionissima per andare il vantaggio al 41esimo, ma Salucci in uscita mura Palma. Prima dell'intervallo però i toscani mettono la freccia quando Amoddio trova il corridoio giusto per Tozzi che in uscita batte Ciarini per l'1-0 del Grassina. Nella ripresa Sirci pesca in panchina inserendo Bussolini per Ardone, in campo però ormai c'è più poco da dire, il Grassina fa le prove del 2-0 al 67esimo con Amoddio che conclude di poco alto, un minuto e arriva il raddoppio dei toscani, ancora con Tozzi che timbra la doppietta personale trovando l'angolino giusto sul cross di Maccari. Nell'occasione Menegaldo resta infortunato e deve lasciare il campo con il San Sisto che chiude la gara in 10 uscendo a testa alta al cospetto di un Grassina più forte. Per Giorgio Sirci è un San Sisto che esce dalla manifestazione al cospetto di un avversario più forte. Ma sicuramente usciamo a testa alta, oggi abbiamo dato tutto il possibile, sicuramente la prima parte di gara l'abbiamo giocata diciamo col pallino del gioco noi, siamo stati diciamo poco fortunati nelle tre occasioni lì davanti alla porta, poi loro chiaramente qualche anno in più, qualcosa di più di esperienza, ha capitalizzato benissimo le due occasioni e lì la partita è finita, poi gli ultimi 20 minuti in 10. Una qualificazione compromessa all'andata, no? Sicuramente l'andata è stato un risultato pesante anche qui. È figlia diciamo di 180 minuti che con una squadra sicuramente più esperta della nostra che al minimo errore l'abbiamo pagato. Resta comunque la soddisfazione di un'impresa compiuta con la vittoria del campionato regionale con una straordinaria rimonta. Sicuramente, questa è stata un'annata fantastica, questi ragazzi sono stati veramente bravissimi, faccio un applauso a loro, veramente sarà la squadra, una delle squadre che terrò sempre nel mio cuore perché comunque sia fare una cavalcata in quella maniera, insomma una squadra settima in classifica, diciamo la prima parte della stagione, poi sbattagliare e vincere il campionato finale. Devo dire, è stata veramente un'impresa da parte dei ragazzi.